Vabbè, come tra virgolette questo ruolo di coordinatore ormai scaduto del tavolo delle primarie, perché la coalizione ha deciso di nominare un comitato organizzativo delle primarie, quindi il mio ruolo in qualche modo all'interno di questo tavolo per ora tecnico, per ora accesso. Devo dire che sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto. Ringrazio tutti coloro che hanno aderito con entusiasmo a questa nostra coalizione, e quindi in primo luogo consentitelo Umberto Cinagli, che è stato veramente, abbiamo lavorato con grande sinergia, con grande sintonia e impegnando anche tutto il tempo utile che c'era necessario, come Aldo Filosa nella parte programmatica, dando un contributo veramente importante, come del resto tutti. Quindi ecco, chi diceva, chi era scettico, che il PD non avrebbe svolto le primarie, insomma la smentita più grossa è quella di oggi, no? Dove comunichiamo ufficialmente che queste primarie si faranno, aderendo peraltro a una circolare, a una intesa che la coalizione di centro-sinistra Italia Bene Comune aveva diramato come fare una giornata nazionale per le primarie, indicando come data più favorevole il 24 marzo. Noi abbiamo subito aderito senza discussioni, anzi senza polemiche, anzi per convinti di questo. Probabilmente Roma, come al solito, non la vede così e ha fatto poi il pasticcio al contrario, e probabilmente farà le primarie il 7 di aprile. C'è un attenuante, loro ce l'hanno, perché vanno alle primarie non solo il comune ma anche tutti i municipi, probabilmente la macchina organizzativa è un pochino più complessa, e quindi hanno ritenuto derogare a questo indirizzo che non era coercitivo, non era obbligatorio. Noi invece abbiamo pensato di aderire a questa data. Quindi proprio l'altro giorno il tavolo che si è costituito, diciamo anche in progress, perché abbiamo cominciato con due, poi con tre, poi abbiamo aumentato oggi con la grandissima presenza del professor Otto, e quindi che rappresenta l'intento di realtà centro democratico, e quindi la coalizione cresce. Siamo convinti che crescerà ancora quando le primarie saranno avviate. Perché dico questo? Si caratterizza un po' questa coalizione che abbiamo nominata Progetto Viterbo 2013-2018 per il fatto di essere veramente caratterizzare queste primarie veramente come primarie civiche sul serio, sono aperte a tutti, non sono caratterizzate da un punto di vista strettamente ideologico, anche se dei punti fermi che un po' potrete vedere nella nostra carta di intenti sono ben delineati. Insomma, non potrà far parte questa coalizione chi cavalca o chi utilizza il populismo tipico della destra, ma è aperta alla società civile. Il PD ha fatto anche qualcosa di più, se me lo consentite, lo ricordo ai miei amici, dicendo che noi non abbiamo un candidato, no? Marcato PD. Ci saranno candidati senz'altro iscritti al PD, come noi ci auguriamo, ma ci auguriamo pure che ci siano candidati della cosiddetta società civile, un termine che non mi affascina molto, perché io mi ritengo, come tutti noi credo, facenti parte a pieno titolo della società civile, quantomeno non ci riteniamo incivili, e quindi questi termini ve lo do per comprendere. Insomma, chi non fa, ci auspichiamo che anche chi non fa politica, no, in qualche maniera più esposta, come facciamo noi, possa aderire, possa contribuire a un rilancio economico di questa città partecipando alle primarie. Noi siamo sicuri che avremo da questo punto di vista grande attenzione, e quindi gli elementi per far parte di questa coalizione sono assolutamente molto semplici: aderire a una struttura di programma che siamo gli unici che hanno fatto, leggo interviste, dichiarazioni, noi abbiamo messo nero su bianco le basi sulle quali vuole rilanciare l'idea, lasciando ovviamente ai candidati sindaci di ampliare, no? Di integrare queste indicazioni affinché ogni candidato sindaco non è che vinca perché è più bello, più alto o più basso, è perché sappia rappresentare meglio i desideri, le aspettative della città. Questo è il tema.
Quindi siamo veramente molto molto soddisfatti. Un altro ringraziamento particolare, e ci tengo a questo, lo volevo fare, oltre a tutti ovviamente presenti, che poi presto presenteranno meglio, anche ai giovani, perché noi avremo idea e faremo a brevissimo tempo un blog, un sito, dove verranno pubblicate tutte le iniziative che farà la coalizione. E per questo un gruppo di giovani, che ovviamente ne sanno senz'altro molto più di me, anche sono poco in questo campo, e quindi ringrazio Francesco Berni, che oltre che fa parte del comitato dei primari si occuperà anche della comunicazione. Ringrazio Martina Minchella, la giovane in grandissimo dal mio punto di vista, Jacopo Bellocchio e inoltre Simone Rosati. Questi sono un gruppo di ragazzi, lui ride perché non riesco a ricordarmi questo nome, questo gruppo di ragazzi praticamente si prenderà l'onere, e dico anche il piacere, di poter comunicare con la città tutte le iniziative che il comitato farà, e non solo, e a ricevere, anzi invitiamo tutti a colloquiare con questo prodotto, in modo che noi potremo ricevere spunti, i candidati sindaci potranno ricevere spunti e rispondere anche sui quesiti che la città ci darà. Sulle parti credo più caratterizzanti del regolamento vorrei lasciare la parola a Umberto, che più di me e meglio di me ha lavorato anche delle parti tecniche di questo regolamento.